Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Se siete nuovi sul canale, io sono Elisabetta e qui troverete tantissime ricette golose e sane. Oggi vi parliamo di pranzi fuori casa, vi daremo infatti tre idee e tre ricette per preparare delle buonissime coloratissime bowl che sono perfette da mangiare a casa ma sono anche ottime da portare a lavoro con voi oppure all'università quando mangiate fuori. Abbiamo deciso di mettere nelle bowl sia delle verdure fresche che delle verdure cotte, quindi la prima cosa che faccio è proprio cuocere le verdure. Abbiamo scelto di mettere dei broccoli, dei cavolfiori e delle patate dolci americane. Metto i broccoli, i cavolfiori e le patate quindi sulla teglia. I broccoli e i cavolfiori li ho sbollentati pochissimi minuti. Li potete cuocere anche al vapore, non dovranno essere stracotti, dovranno soltanto ammorbidirsi un po' per facilitare poi la cottura in forno e non bruciacchiarsi. Per le patate invece non c'è bisogno, le ho semplicemente tagliate a cubetti e le mettiamo in forno da crude. Adesso non ci rimane che insaporire bene, vado a mettere un pochino di olio su tutte le verdure. Sulle patate metto la paprika che ci sta benissimo. Sul cavolfiore invece vado a mettere la curcuma, sui broccoli un po' di erbe aromatiche. Questo è un mix di erbe aromatiche secche, poi ben frullate, quasi polverizzate, e dentro c'è un po' di tutto, maggiorana, timo, c'è del rosmarino, insomma varie erbette, potete fare un mix in casa utilizzando anche quelle che si vendono già al supermercato, le mettete insieme e le frullate bene. Ultimissimo ingrediente, il sale. A questo punto possiamo infornare a 180 gradi. Il bello di queste bowl è che tutti gli ingredienti cotti possono essere preparati in anticipo. In questo modo, se utilizzate queste ricette per prepararvi il pranzo da portare con voi quando mangiate fuori casa, appunto prima di uscire al mattino vi basteranno davvero pochi minuti per assemblare tutto quanto. Una volta cotte le verdure possono essere conservate in un contenitore, mi raccomando ben chiuso con un coperchio, riposto poi in frigo e si mantengono bene fino a 4 giorni. Una volta che le verdure saranno cotte le ho lasciate raffreddare e siamo pronti adesso per iniziare a fare la prima bowl. Ho scelto la rucola come insalatina fresca, potete mettere anche un altro tipo di insalata se non vi piace. Metto anche le patate dolci. Aggiungo i legumi, questi sono dei cannellini che io ho semplicemente condito con del prezzemolo, dell'olio d'oliva e del succo di limone. Anche i cereali possono essere preparati in anticipo, questa è una cosa che vi abbiamo detto davvero tantissime volte anche all'interno dei nostri meal prep perché sono super comodi da avere sempre a portata di mano. Aggiungo la quinoa, cotta ovviamente. Per condire la nostra bowl abbiamo scelto di utilizzare un dressing con la salsa allo yogurt. È semplicissima, ho semplicemente mescolato dello yogurt di soia al naturale, mi raccomando fate attenzione che all'interno non ci sia zucchero, con del succo di limone, un po' di prezzemolo, sale e olio. Mescolate tutto quanto e la salsetta è pronta. La vado a mettere al centro, in questo modo. Ma se volete potete metterla anche in un piccolo contenitore e portarvela a parte. E completo per dare un tocco di sapore in più con qualche oliva. Olive nere, queste sono quelle cotte al forno che sono saporitissime. Prossima bowl, questa la facciamo partendo dalle carote che ho tagliato a julienne, carote freschissime. Metto il cavolfiore che con la curcuma ha preso un bellissimo colore. Tra il bianco e il giallo. Aggiungo il tofu. Tofu che ho semplicemente saltato in padella con un filo d'olio e un po' di salsa di soia. E il farro, anche in questo caso ovviamente cotto. Vado ad aggiungere anche in questo caso il dressing, lo metto sempre al centro, e qualche olivetta.
terza e ultima bowl partiamo dal radicchio. Radicchio, come le carote, l'ho tagliato semplicemente a julienne. Aggiungiamo il riso, questo è il riso parboiled. Potete utilizzare anche del riso integrale, del riso selvaggio. Vi consigliamo comunque tutte le tipologie di riso che mantengono bene la cottura e anche una volta cotti rimangono belli croccanti. Aggiungiamo i broccoletti. Guardate che carini che sono. Ed infine, come parte proteica, andiamo a mettere delle polpettine di ceci molto molto buone, soprattutto semplicissime da fare. Vi lasciamo nelle schede e in descrizione la ricetta, si tratta comunque del video dove vi facevamo vedere le nostre tre ricette straniere preferite, tra cui appunto questi falafel. Anche qua completo con il dressing e qualche oliva. Le nostre bowl sono pronte, sono venute davvero bellissime ed è stato molto semplice realizzarle. Vi consigliamo di assemblarle prima di uscire di casa, appunto se dovrete portarvi il pranzo fuori. In questo modo le verdure fresche rimarranno belle croccanti e voi vi potete organizzare tenendo in frigo tutte quante le cose già cotte. Noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, lasciateci un like e attivate la campanella così potrete rimanere aggiornati su tutti quanti i nuovi video che pubblichiamo. E noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 2, qui sul canale. Ciao!